Salve cipollotti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. E io passerò questa serata con l'amore della mia vita, Nick Jonas. Solo che lui non lo sa. Dettagli. Ma a parte questo, il video di oggi sarà un tanto atteso video di film Tiramisù. Perché come sapete in questo canale siamo tutti sempre tristissimi e abbiamo bisogno di robe che ci diano una spinta a vivere. E quindi ecco i film Tiramisù di oggi, che ovviamente, essendo San Valentino, sono a tema amore. Ma non fatevi ingannare, non sono solo film romantici melensi, anzi, ho fatto una selezione particolare. Infatti partiremo dalla sezione che ho chiamato... No, non è vero, non l'ho chiamata. Mi inventerò un nome comunque. Film romantici, ma non troppo, un po' anticonvenzionali. Se sentite dei rumori strani, è la lavatrice. Partiamo da uno dei miei film preferiti, che tra l'altro ha dato il nome a questo canale, ovvero Annie Hall, un film del 1977 diretto da Woody Allen. Annie Hall è una commedia romantica destrutturata. Infatti, quello che fa Woody Allen è raccontare la storia d'amore tra Annie e Harvey, non mi ricordo bene come si chiama il tizio. Quando questa storia è già finita e lui ripercorre tutti i passi del loro amore per capire che problemi già avevano. Quindi già c'è una destrutturazione proprio a livello narrativo. E poi c'è proprio una destrutturazione del modello commedia romantica, film d'amore. È un film che adoro perché l'ho visto in un periodo molto particolare della mia vita in cui ero appena stata lasciata. Quei bei momenti, no? Meravigliosi. E questo film mi ha dato un po' di speranza, perché io ero lì disperata che piangevo, oddio, cosa farò della mia vita? E poi è arrivato Annie Hall che mi ha detto: sai cosa? Fa cagare, cioè amare qualcuno ed essere delusi fa schifo, ma hai sempre bisogno poi di trovare qualcun altro, e quindi tanto vale rischiare. No, tutta la storia dell'ovetto alla fine. E quindi non lo so, mi aveva colpito molto ed è diventato da subito uno dei miei film preferiti. E ancora oggi rivederlo mi fa sempre un certo effetto. Perché comunque racconta l'amore in un modo molto particolare, proprio perché racconta di un amore finito e di come tutta una serie di questioni abbiano portato alla fine di questo amore, che però comunque finisce tra virgolette bene, non perché i due tornano insieme, ma perché riescono ad accettare la fine di questa cosa, il fatto di essere delle persone diverse, idee diverse, prospettive diverse, che è una cosa molto comune. Soprattutto appunto se siete stati lasciati, secondo me è uno di quei film che vi dà un attimo di speranza e vi dice: prima o poi me ripiglierò, no? Passiamo a Juno. Juno è un film del 2008 che è veramente super divertente, quindi se siete giù di morale vi farà molto ridere, sicuramente vi strapperà un sorriso, una risata. E racconta anche questo la storia di un amore, perché appunto Juno è questa ragazza adolescente che rimane incinta per sbaglio e quindi deve affrontare tutta la questione dell'essere una teenager, ed essere incinta, dover insomma affrontare questo momento molto delicato. E Juno parla anche di temi seri come anche l'aborto o comunque la maternità. Eternità in giovane età, tutte queste cose che fa anche rima, vabbè. Ma lo fa appunto con questa ironia molto molto forte. E di fondo c'è anche, se vogliamo, una storia d'amore, sia tra lei e il ragazzino con cui poi fa questo figlio. Ma secondo me è anche proprio una storia d'amore tra lei e se stessa, e lei e la famiglia, insomma, anche una situazione familiare particolare. Juno, c'è una frase nel film dove lei dice: ho bisogno di credere che l'amore possa durare per sempre. Che secondo me è una cosa che accomuna molti di noi, no? La speranza di trovare quella persona giusta con cui stare tutta la vita. Juno racconta abbastanza di questa cosa qui, oltre a una serie di temi anche delicati, come vi dicevo, e lo fa con un'ironia pazzesca, ed è un film molto carino che mi mette sempre di buon umore quando lo vedo. Passiamo poi ad un film molto recente. Infatti questo film è del 2019, è uscito su Netflix e si chiama Isn't It Romantic? O in italiano mi pare sia Non è romantico? Punto di domanda. Protagonista di questo film è la mia amata Rebel Wilson, e lei nel film interpreta questa ragazza che da bambina era ossessionata dalle rom-com.
e sognava il grande amore. E poi da grande si rende conto che sono tutte un po' delle boiate e quindi diventa super cinica e dice no vabbè ma ste cazzate, ma per favore. E così per sbaglio, non mi ricordo che cosa le succede in particolare, tipo sbatte la testa, cose così, comunque si ritrova letteralmente dentro un film romantico e scopre che in realtà, cioè, fa cagare essere in un film romantico. Il film fa morire dal ridere perché appunto prende tantissimo in giro le commedie romantiche, tutti i cliché delle commedie romantiche. Vi dico che è appunto l'amore della sua vita in questa commedia romantica finta che lei sta vivendo nella sua mente, è Liam Hemsworth, che è bellissimo, meraviglioso, e tipo lei non vede l'ora di farselo, solo che appunto nelle commedie romantiche ogni volta che ci sono le scene di sesso vengono tagliate, quindi tipo c'è un taglio effettivo e lei non si ricorda niente, come se si fosse addormentata, e fa morire. È proprio una parodia delle commedie romantiche, ma è molto carino perché appunto riflette sul fatto che poi alla fine quello che lei doveva veramente amare era se stessa e non un'altra persona. Poi alla fine trova anche l'amore, però prima parte dall'amare se stessa ed è comunque un messaggio molto bello. Vi consiglio di vederlo a San Valentino, magari se siete single e fate una serata tra amiche, secondo me questo è il film perfetto perché fa veramente morire dalle risate. C'è Chris Hemsworth e c'è anche Priyanka, comunque la moglie di Nick Jonas, che è bellissima. Poi concludo questa sezione di film con... oddio, come si chiama in italiano? Il lato positivo. Film che racconta la storia di questi due, Tiffany e Bradley Cooper, insomma, Jennifer Lawrence e Bradley Cooper, che sono tutte e due delle persone che hanno subito dei forti traumi nella loro vita, hanno vissuto delle cose veramente terribili e si ritrovano, insomma, a fare i conti con soffrire di determinate patologie legate alla salute mentale, e questo li porta un po' ad avvicinarsi e a capirsi tra di loro. È anche molto divertente in certi punti, soprattutto perché essendo entrambi delle persone che appunto soffrono di determinate patologie, hanno dei comportamenti molto sopra le righe, che nel film non vengono mai rappresentati come ridicoli, ma come dire, il film ti aiuta a ridere insieme a loro di certe cose, e l'ho trovato sempre molto molto carino e molto bello, e mi è sempre piaciuto il fatto che entrambi riuscissero ad usare anche un po' questi loro problemi per trovare un punto in comune e riuscire ad andare avanti insieme. Non è effettivamente così tiramisù, però il finale è molto molto positivo, quindi a me mette sempre di buon umore. Passiamo quindi alla sezione se piagne. Perché so che tra voi c'è qualcuno che adora invece i film in cui si piange da morire, quei film strappalacrime d'amore, che dice no, non è possibile. E quindi ho selezionato per voi dei film che secondo me sì, sono un po' drammatici, o comunque parlano di questi amori un po' drammatici, ma che comunque sono molto belli e non sono il solito PS I Love You o The Notebook. Il primo è Carol, film del 2015, che tra l'altro era stato candidato agli Oscar e se non sbaglio qualcosa aveva vinto, ma non mi ricordo. E racconta l'amore tra Kate Blanchett e Rooney Mara, che però vivono questo amore un po' travagliato, perché Kate Blanchett, non mi ricordo se è sposata o si deve sposare, comunque è tipo sposata con un tizio e quindi ovviamente non può vivere liberamente la sua storia d'amore con Rooney Mara, anche perché il film è ambientato negli anni 50, quindi c'era insomma una situazione un po' così, cioè già oggi la gente rompe i coglioni se stai con qualcuno dello stesso sesso, figuriamoci negli anni 50. Comunque c'è questo amore travagliato, il film è bellissimo, i costumi sono una cosa stupenda, bellissima, meravigliosa, e tra l'altro è ambientato nel periodo natalizio, quindi so che non siamo più nel periodo natalizio, però se vi capiterà poi di vederlo nel periodo natalizio, ciliegina sulla torta. Poi ovviamente come potevo non inserire Call Me By Your Name, cioè ditemi voi se non abbiamo pianto tutti nel finale insieme ad Elio, cioè proprio così, i lacrimoni. Call Me By Your Name vabbè lo conoscerete tutti tanto, però io volevo comunque inserirlo in questo film perché magari qualcuno di voi non l'ha visto, ma ci tengo a nominarlo proprio perché è una di quelle storie d'amore che vi prosciugano. Elio e Oliver si incontrano un'estate degli anni 80 in Italia, si innamorano perdutamente l'uno dell'altro, più Elio di Oliver, no aspetta, più Oliver di Elio, no, più Elio di Oliver
Oh mio Dio. Ed è un film che a me è piaciuto molto perché riesce a raccontare quei piccoli gesti che rendono le storie d'amore belle e intense. Cioè quelle piccole cose, quegli inside joke hanno suonato. A few moments later. Oddio. C'era il corriere di sotto e ho corso per le scale. Avere 80 anni è bellissimo. Cosa stavo dicendo? Stavo parlando di Call Me By Your Name. Che... oh mio Dio! Che è appunto un film che racconta quei piccoli gesti che rendono speciali, insomma, i rapporti tra le persone, i rapporti ovviamente romantici. Se siete stati innamorati una volta nella vita potete veramente immedesimarvi tantissimo. Poi, come ultimo film di questa sezione, ho scelto L'Appartamento, un film del 1960 diretto da Billy Wilder, che tra l'altro preannuncia la sezione successiva, ma niente spoiler per ora. E perché l'ho fatto? Perché L'Appartamento è un film molto molto divertente, perché parliamo di Billy Wilder, che è un regista che comunque ha sempre fatto dei film molto comici, ma che allo stesso tempo sono dei film che nascondono al loro interno un'ironia molto amara. E L'Appartamento, secondo me, ha molto questa cosa qua. Che cosa racconta? Di questo tizio, assolutamente non mi ricordo i nomi, ok? Questo tizio che lavora per un'azienda e si è comprato questo piccolo appartamento in cui si fa dare dei soldi dai capi, dai suoi capi, per utilizzarlo con le loro amanti. E niente, lui quindi per arrotondare un po' lo stipendio fa sta roba. Ad un certo punto si innamora di una ragazza che lavora lì fa l'ascensorista, che appunto lavora nella sua azienda, ma scopre poi che è l'amante di uno dei suoi capi, e quindi insomma un sacco di situazioni assurde. Però c'è sempre questo tono poi un po' cupo di questo amore che non riesce a sbocciare, perché insomma ci sono mille problemi. Tra l'altro questa ragazza ad un certo punto del film tenta anche il suicidio, insomma ci sono delle cose abbastanza pesanti, però alla fine si conclude bene ed è un film veramente bellissimo. È assolutamente un classico, un film che ha fatto storia, e vi consiglio assolutamente di vederlo se non l'avete mai visto, e in generale di recuperare tutti i film di Billy Wilder se riuscite, perché io lo amo. E a questo proposito passiamo alla terza e ultima sezione di questo video. I classiconi, sì, le mie cose preferite, che bello. Vi preannuncio che in questa sezione ci saranno solo film di Howard Hawks e Billy Wilder, perché a me piacciono da morì e fanno delle commedie romantiche stupende. E partiamo dal film che secondo me celebra le commedie romantiche, ovvero Susanna, Bringing Up Baby. Si tratta di una scribble comedy tipica degli anni 30, infatti questo film è del 1938. Vengono definite un po' commedie degli equivoci, con appunto la guerra dei sessi, quindi maschi contro femmine che si fanno la guerra ma poi si innamorano. Una cosa molto importante delle screwball è che sfruttava l'avvento del sonoro, quindi c'erano questi dialoghi super serrati, e Howard Hawks è molto noto per fare queste cose qua. Infatti nei suoi film si parla molto velocemente, la gente si parla sopra, insomma c'è un casino. È un po' come Gilmore Girls. Susanna è il titolo, ma non solo, del film, perché appunto la protagonista si chiama Susan ed è questa donna molto particolare, insomma è un po' stravagante, piena di soldi, fa una vita appunto un po' stramba. Cioè lei poi in generale è molto, molto eccentrica, molto sbadata anche, insomma è un po' un casino Susan. E si imbatte in Cary Grant, non mi ricordo il suo nome, David forse, vabbè, che si sta per sposare con un'altra donna che invece è molto più inquadrata proprio come lui, che è un paleontologo. David e Susan si incontrano, ovviamente casino perché insomma lei è fuori di testa e lui invece, oh mio Dio, no, rispettiamo le regole. E niente, ad un certo punto c'è di mezzo un leopardo, comunque Susan c'ha un leopardo in casa, questo leopardo poi scappa, succedono robe assurde e vabbè, nel finale ovviamente i due si mettono insieme, ma la cosa divertente è che appunto ci sono mille situazioni allucinanti. Cary Grant che ad un certo punto si traveste da donna, e c'è la zia che rimane scioccata, tutte queste cose qua che se ci pensate per i tempi erano molto avanti. E tra l'altro una cosa che questo film fa è promuovere appunto un nuovo ideale di donna, che è molto più libero, molto più libertino se vogliamo. Sono sempre molto felice di parlare di Susanna perché è un film che adoro, fa morire dalle risate, si parla anche d'amore e ci sono i leopardi, quindi recuperatelo. Restando in casa Hawks, passiamo a Gli uomini preferiscono le bionde, un
classico del cinema con la meravigliosa Marilyn Monroe. Questo film, tra l'altro, è stato citato recentemente da Birds of Prey. Vi lascio qui in giro, insomma, il mio video sul film, in cui vi parlo appunto del film, e vi invito nuovamente, come facevo in quel video, ad andare a recuperarlo, perché Birds of Prey è veramente molto carino. Diffidate di chi vi dice il contrario. Gli uomini preferiscono le bionde racconta di queste due amiche, se non sbaglio Dorothy e Lorelai. Lorelai, ovvero Marilyn Monroe, è super attratta dagli uomini ricchi, da sottolineare ricchi, pieni d'esordi, miliardari. Mentre invece Dorothy è molto più romantica, tipo si innamora dell'uomo bello, cioè se uno è bello gli dice ti do il mio cuore anche se sei un poveraccio. E niente, quindi questa cosa le differenzia molto. Marilyn ha trovato finalmente il suo milionario e se lo sta per sposare. Però cosa succede? Devono andare a Parigi, perché appunto si devono sposare là, ma durante il viaggio in nave Lorelai viene accusata di aver rubato dei diamanti, insomma dei casini, anche perché, come ricorderete bene, i diamanti sono i migliori amici delle ragazze. Ma alla fine si conclude con un bellissimo matrimonio. La cosa molto interessante di questo film, è che io tiro sempre fuori quando si parla degli uomini preferiscono le bionde, è che il finale si conclude appunto con questo matrimonio, il doppio matrimonio però, sia di Lorelai che di Dorothy, che poi si sposa il tizio che faceva le indagini, che stava cercando di capire se Lorelai stava tradendo o meno il marito, insomma delle robe assurde. C'è questo doppio matrimonio che Hawks decide di inquadrare in una maniera particolare. Infatti Hawks chiude il film con le due donne in abito da sposa, che però vengono inquadrate da sole, cioè senza i mariti vengono proprio levati. E questo è stato interpretato più volte come la volontà appunto di rappresentare un rapporto omosessuale. Insomma, è un film del 1953, pensate quanto era avanti a Hawks su certe tematiche, quindi recuperate Gli uomini preferiscono le bionde, perché è bellissimo. Passiamo poi al mio amato Billy Wilder e iniziamo con il suo primo lungometraggio, ovvero The Major and the Minor, che se non sbaglio in italiano è stato tradotto con Il frutto proibito. The Major and the Minor è un film del 1942 e racconta di, sempre Susan mi sembra lei si chiami, comunque sta tizia, che vive a New York, è un po' squattrinata, deve prendere un treno per andare da un'altra parte, non mi ricordo dove, forse a Chicago, però appunto è squattrinata, quindi non c'ha i soldi per comprarsi il biglietto, può solo permettersi il biglietto ridotto per bambini. Allora che cosa fa? Si traveste da bambina e quindi prende questo treno travestita da bambina. Nel treno si imbatte nel maggiore Kirby, una cosa così. Io con i nomi proprio zero. Questo maggiore è un po' un idiota, perché non si rende conto che appunto lei in realtà non è una bambina, ma è una donna adulta travestita da bambina. Per una serie di equivoci sta qui, si ritrova a dover vivere insomma in questo posto dove ci sono dei bambini, insieme a questo maggiore, e nel frattempo il maggiore si innamora di lei. Una situazione strana, perché lei appunto in teoria è una bambina, ma noi sappiamo che è una donna adulta, e si creano tutte queste situazioni un po' così al limite, che fanno molto ridere. Ma se ci pensate c'è sempre questo sottofondo un po' fosco, tipico di Wilder, perché appunto se ci pensate bene si parla di pedofilia in questo film. Ma è tutto molto molto divertente, ed è appunto la storia d'amore tra questi due, che sono degli sciroccati. Niente, quindi vi consiglio assolutamente di vederlo. Tra l'altro amo molto il cinema di Wilder, soprattutto per questo motivo qua, cioè il riuscire a rendere in maniera molto ironica dei temi molto spinosi e controversi. E già in questo film, nonostante sia il suo primo lungometraggio, troviamo anche la tematica del mascheramento, tipica del suo cinema, che ritorna anche in A qualcuno piace caldo, Some Like It Hot. Film del 1959, anche questo con la mitica Marilyn Monroe, che qui interpreta Sugar o Candy, non mi ricordo se si chiama Sugar o Candy, comunque in italiano lei si chiama Zucchero, che mamma mia che nome fantastico, che io mi vorrei chiamare Zucchero. Il film racconta di questi due musicisti che si trovano invischiati con la malavita, con i mafiosi, e assistono alla strage di San Valentino, tra l'altro, non a caso, non l'ho scelto a caso sto film, e devono quindi scappare appunto da questi mafiosi che li stanno cercando. E allora che cosa fanno? Si travestono da donne e si infiltrano in questa orchestra femminile, dove c'è appunto Sugar o Zucchero o Candy, non mi ricordo, qui mille equivoci, perché appunto loro fingono di essere delle donne, però come dire,
dire, si innamorano, uno si innamora di Zucchero e l'altro invece fa colpo su un miliardario del posto. Ed è bellissimo perché appunto si creano tutti questi mille equivoci di uno che pensa che l'altro sia bla bla bla. Ma la cosa bella di questo film è sicuramente la scena finale, che tra l'altro è una scena super iconica, secondo me, anche se non avete mai visto il film e vedete quella scena lì, la riconoscete, perché si conclude appunto con il milionario che si è innamorato di Daphne, se non sbaglio, che è appunto il nome finto che usano uno dei due musicisti. Insomma, loro due stanno andando via insieme in barca, lui finalmente confessa di non essere una donna ma di essere un uomo, e il milionario gli risponde: ah, sono un uomo, ma nessuno è perfetto. Geniale. E quindi, come vi dicevo, anche qui c'è tutta la tematica del mascheramento, quindi del far finta di essere chi non si è, che scatena poi un sacco di, appunto, di momenti divertenti. Quindi io spero di avervi incuriosito e avervi fatto venire voglia di vedere questi film, soprattutto quelli dell'ultima parte del video, che sono film classici che appunto spesso magari vengono snobbati perché sono vecchi, film vecchi, però sono veramente carinissimi, io vi assicuro che riderete tantissimo. Secondo me non possono rompere piacervi, dai su via. E nulla, quindi spero veramente che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere quali sono i film tiramisù per voi, soprattutto nel periodo di San Valentino, quando, non lo so, volete sentirvi amati, oppure volete piangere, oppure non lo so, fatemi sapere. Ricordo la mia collaborazione con Pumpling, è sempre attivo, se non sbaglio, l'offerta 3x30, quindi trovate il link qui sotto, ma poi c'è anche sempre il mio codice sconto Cipollotto, che vi fa ottenere il 15% di sconto su qualsiasi acquisto. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e su Twitch, perché su Instagram appunto vi tengo aggiornati tempo reale su tutto quello che succede, quindi eventuali live oppure spostamenti di video, cose varie, e su Twitch perché appunto ci sono le live settimanali. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!